Vivendi apre al dialogo con il governo, con le autorità italiane. Il gruppo francese azionista di Telecom con il 23,9% lancia un messaggio conciliante. Lo fa dal palco di Capri, dove è in corso il Digital Summit di Ernst & Young. Sentiamo. The last few months have been bumpy. Gli ultimi due mesi sono stati, per così dire, accidentati. Ovviamente mi riferisco alle intense speculazioni circa il ruolo di Vivendi in TIM. Per questo fatemi essere chiaro in maniera cristallina. Molto chiaro. Primo. Queste speculazioni sono completamente disconnesse dalla realtà. Second. Due. Vivendi ha sempre agito nel pieno rispetto delle regole e della legge. Devo dire che TIM è impegnata in una costruttiva collaborazione con le istituzioni e con i regolatori. Andiamo a vedere subito la reazione del titolo momento per momento. Sono dichiarazioni interlocutorie, secondo gli analisti che hanno sentito le agenzie, che ha sentito il nostro canale televisivo, ma sono comunque positive per il titolo. Guardate proprio il picco mentre Arnaud de Puyfontaine ha parlato, però poi nel primo pomeriggio è arrivato un chiarimento della società, in particolare un chiarimento della portavoce. Vediamo che cosa è stato detto. Ci colleghiamo con la nostra inviata a Capri, che per noi ha seguito la giornata. Iannina Landau, ben ritrovata. Sì, buongiorno Iole, veramente una giornata convulsa qui a Capri, dove al centro sono state sicuramente le parole di Puyfontaine, a cominciare chiaramente dall'apertura nei confronti del governo. Ha detto Vivendi è un investitore di lungo termine e quindi farà del bene all'Italia, farà bene al sistema paese. E poi la frase che ha detto a margine, diciamolo subito ai giornalisti, ha detto sullo scorporo della rete non abbiamo alcuna preclusione. Questo nel giro di pochissimi minuti ha suscitato tantissime reazioni tra i presenti. Molti erano direttamente interessati, pensiamo al numero uno del presidente Bassanini di Open Fiber, a questa possibilità, e quindi ha suscitato davvero molto clamore queste parole. Però nel giro di qualche ora un portavoce è salito in sala stampa e ha precisato che comunque questo rimane un bene strategico per la rete, quindi di fatto è come se avesse voluto spengere un po' i riflettori su questa vicenda, forse perché qui è stata letta il fatto che comunque di carne al fuoco Vivendi ce n'ha davvero tanta, e soprattutto i riflessi su TIM e sul governo. Quindi se ci sarà uno scoppio della rete adesso non è in agenda. Ma sentiamo le parole che abbiamo raccolto del punto del presidente di Open Fiber Bassanini a questo proposito. Non è questione che riguarda direttamente un amministratore di Open Fiber come io sono in questo momento. Noi siamo dei competitori su un mercato aperto, eventuali contatti spettano agli azionisti, non agli amministratori. Non solo Open Fiber ha commentato, non ha voluto commentare questa possibilità, ma sono tante le realtà qui, soprattutto legate al mondo delle infrastrutture e della rete, che sono state coinvolte o sono coinvolte in vario titolo nel progetto della banda larga. Tra queste, non ultima, A2A, che ricordiamo era una dei fondatori di Metroweb. A questo proposito abbiamo rivolto la stessa domanda, ovvero come ha accolto le parole del presidente de Puyfontaine dal palco all'amministratore delegato Camerano, appunto l'amministratore delegato di A2A. Parole positive dal nostro punto di vista, anzitutto perché A2A nel proprio corredo genetico, nell'esperienza industriale, ha la capacità di posare fibra. Da 10 anni lo fa A2A, è stata la società che ha ideato Metroweb e continua a posare fibra nelle città in cui è presente, quindi le principali città della Lombardia. Nell'ambito di questo progetto strategico abbiamo siglato un accordo con TIM attraverso il quale noi poseremo fibra per 7.000 nuovi edifici a Milano. Ma vale la pena sottolineare che abbiamo fatto un analogo accordo anche con Open Fiber in altre città della Lombardia. Questo sta a significare che le utility e le grandi società delle telecomunicazioni hanno comunque dei progetti su cui possono convergere, ovvero la creazione di infrastrutture. Poi ovviamente queste infrastrutture diventano asset strategici, ciascuno con destino industriale diverso in funzione degli obiettivi strategici di ciascuno.
Ma a questo punto tutti gli occhi sono puntati su domani, quando sul palco qui a Capri salirà l'amministratore delegato di Cassa Depositi e Prestiti. Ricordiamo che Cassa Depositi e Prestiti insieme ad Enel ha il 50% di Opel Fabri, quindi sarà interessante capire loro qual è il loro punto di vista su un possibile scorpo della rete. A questo proposito già si era espresso il presidente Costamagna nei giorni scorsi, ma insomma è interessante capire adesso a caldo qual è, sarà la reazione. E non da ultimo, domani mattina ci sarà un intervento però in teleconferenza con il ministro Padoan, che farà il punto sulle infrastrutture, sull'innovazione e sulla tecnologia del nostro paese. Ci collegheremo con te poi nel corso delle prossime dirette, ma intanto presento gli ospiti. Massimo Saitta, direttore investimenti di Intermonte Advisory. Buonasera. Jacopo Ceccatelli, amministratore delegato Marzotto SIM. Buonasera. Riccardo Serrini, direttore generale di Prelios. Grazie per essere con noi. Ceccatelli, partiamo proprio da TIM. Tanta carne al fuoco con le dichiarazioni che sono arrivate oggi, l'apertura di De Puy Fontaine, il chiarimento della società. Fatto sta però che il titolo sta recuperando sulle indiscrezioni degli ultimi giorni. Che valutazione sta facendo? Come sta analizzando le varie voci che arrivano? Chiaramente siamo in una fase di voci e quindi in quanto tali non si possono fare grandi valutazioni. Sicuramente TIM è al centro in questo momento di questa situazione, che ha, come giustamente ha sottolineato il servizio, tutta una serie di conseguenze potenziali strategiche legate al governo, che quindi sono difficili da valutare. Certamente, ecco, stiamo seguendo la storia con interesse e come in tutte le storie dove però non ci sono elementi di certezza, in questo momento non siamo ancora in grado di esprimere un giudizio. Quindi un treccio tra la politica e la finanza molto forte, e ovviamente volete aspettare. Si inserisce in una rogatoria internazionale la perquisizione scattata questa mattina nel quartier generale di Vivendi a Parigi, nell'ambito dell'inchiesta milanese sul presunto tentativo di scalata Mediaset da parte del gruppo francese. Nei mesi scorsi i magistrati milanesi avevano appunto avviato questa rogatoria in Francia, incassando l'ok da parte dell'autorità giudiziaria. Le indagini sono state condotte in mattinata dai militari della gendarmerie francese insieme ad alcuni colleghi del nucleo valutario della Guardia di Finanza di Milano. Apriamo la pagina delle banche, un'altra giornata di passione per i titoli italiani. Vi abbiamo mostrato il calo di Creval, oltre 10 punti percentuali, i dubbi di Moody's, ma soprattutto al centro delle vendite ancora una volta la stretta arrivata dalla Banca Centrale Europea, che ha chiesto agli istituti di credito della zona euro di portare al 100% gli accantonamenti sui crediti deteriorati di nuova classificazione a partire dal 1 di gennaio. La copertura totale sui crediti deteriorati non garantita dovrà avvenire nell'arco di 2 anni, quella sui crediti garantiti entro 7. Andiamo a vedere allora l'andamento dei titoli bancari, perché in questo momento però gli analisti sono divisi. Facciamo il punto con Francesca Gerosa. C'è chi più ottimista, chi crede cioè che le banche italiane al momento sicuramente più rafforzate saranno in grado di tener testa alle richieste della Banca Centrale Europea, chi invece ha fatto già un po' di conti e ha già calcolato quanto tutto questo impatterà sui prossimi bilanci. Francesca Gerosa. Nel caso delle banche italiane, gli analisti di Credit Suisse temono un aumento della copertura sui prestiti unlikely to pay e past due, copertura attualmente pari al 36% e al 26%. In più Credit Suisse teme ulteriori vendite a prezzi scontati di non performing loan, quindi di crediti deteriorati. Banca IMI a sua volta teme accantonamenti più elevati anche sulle nuove esposizioni non performanti, almeno nel breve e nel medio termine, mentre nel lungo termine le svalutazioni dovrebbero limitare l'impatto di questa nuova normativa sulle banche italiane. Serrini, proviamo a fare un po' di chiarezza. Tante dichiarazioni, chi evidenzia come Banca IMI che le nuove regole della Banca Centrale Europea hanno un vantaggio, quelle in particolare di definire una politica comune di accantonamenti per le banche.
quale sarà secondo lei l'impatto, come va valutata la reazione sui titoli di Piazza Affari che di fatto sono quelli più penalizzati? Ma io penso che l'impatto sia positivo, nel senso che le banche, anche diciamo così, considerando diciamo così, gli FRS9, perciò diciamo così, che danno una spinta ulteriore diciamo così, alla liberazione degli NPL negli stati patrimoniali delle banche, con questo effetto congiunto sarà positivo, nel senso che diciamo così, spingerà ulteriormente le banche a liberarsi diciamo così, degli NPL, perciò non performing exposure, che pesano comunque tanto. E secondo me gli strumenti ci sono, perché comunque fino ad oggi le banche italiane hanno usato strumenti di capital markets come per esempio le cartolarizzazioni pubbliche, tra l'altro col beneficio della GACS in maniera ancora molto limitata. C'è chi sostiene che le banche italiane sono più penalizzate rispetto a quelle europee perché risentono di procedure concorsuali più lente. Saitta, la valutazione di Intermonte vi ha portato a rivedere un po' il giudizio sul comparto alla luce della Banca Centrale Europea? In realtà no, anche se crea degli elementi di incertezza nuovi dopo un periodo in cui sembrava essere arrivati a una situazione tutto sommato in fase di rallentamento di smaltimento. Invece questa nuova proposta della sorveglianza della BCE, dicevo, reintroduce elementi di incertezza legati proprio anche al timing del recupero su questi crediti non necessariamente in sofferenza, ma anche per esempio sugli incagliati che potrebbero tornare in bonis. Il problema del tempo è il problema centrale, perché definisce soprattutto per i crediti unsecured un tracciato temporale di recupero definito che potrebbe essere di difficile attuazione con invece i tempi della legge sul recupero in Italia. Serini, secondo lei tutto questo comporterà una riduzione del prezzo di vendita dei non performing loans? Il fatto che la Banca Centrale Europea fa pressioni a questo punto affinché gli istituti si coprano, gli istituti un po' alle strette sono costretti a cedere a qualunque prezzo? Non penso, perché comunque la domanda per avere esposizione sul mondo di stress italiano è molto più ampia rispetto a quello che il sistema bancario possa offrire. Perciò non penso quello, anzi devo dire che negli ultimi anni il numero di investitori si è anche un po' diciamo così, limitato, perché poi alla fine se ne parla tanto, si trovano sempre articoli di giornale tutti i giorni sugli NPL, ma poi si va a vedere le operazioni, tolte le operazioni di sistema, operazioni di vero mercato ce ne sono state abbastanza poche ancora, perciò questa è una spinta in più per fare operazioni di mercato. Come dicevo prima, è anche una spinta in più per le banche, perché se sfruttano poi i benefici dati dalla garanzia pubblica, hanno un vantaggio enorme nel prezzo di cessione, e tra l'altro la parte che poi va sul mercato, che è la parte delle tranche mezzanine, insomma subordinati, mezzanine e junior, è comunque sempre molto bassa, e di conseguenza comunque insomma così è un'offerta che è sempre limitata rispetto alla domanda da parte degli investitori istituzionali. Cercatelli, come si comporterà sui titoli bancari dopo le decisioni, le proposte della Banca Centrale Europea? Io credo che l'impatto sui prezzi sarà temporaneo. Sicuramente penso che ci potrà essere differenza tra istituti e istituti, nel senso che alcuni istituti potrebbero soffrire questo tipo di normativa, soprattutto i più deboli patrimonialmente potrebbero in effetti subire peggioramento di fatto della potere contrattuale, quindi questo potrebbe penalizzare gli istituti più deboli, gli istituti quelli più capitalizzati probabilmente anzi saranno favoriti, io credo, e quindi
per il settore nel suo complesso credo che possa comunque essere una fase temporanea di debolezza, se continua evidentemente lo scenario che stiamo vedendo in questi mesi. Serini, quali potrebbero essere gli effetti per l'economia italiana? Il direttore generale dell'ABI Sabatini ai nostri microfoni ha detto che l'incertezza normativa in questo momento non sta aiutando le banche e in generale tutti gli analisti ritengono che comunque per le banche questo possa comportare un'ulteriore stretta per i prestiti alle famiglie e alle imprese. Guarda, c'è una correlazione molto chiara tra l'ammontare degli NPL e la crescita del PIL. Più sono alti gli NPL, meno cresce il PIL. Ma per quale motivo? Perché comunque banche con un grosso peso di NPL, anche se accantonati, non libera capitale regolamentare che può essere poi focalizzato sul sistema, sull'attività di lending, perciò l'attività di finanziamento. È per questo motivo che nella testa della BCE c'è un progressivo, insomma, tutte le guidelines date, il documento consultivo e quant'altro, c'è una direzione molto chiara di far ridurre al sistema bancario italiano l'esposizione degli NPL sul totale impieghi dal 15% a sotto il 10%, e questo può avvenire soltanto tramite delle cessioni. Le attività tra l'altro di outsourcing, che sono state molto spesso spinte dalla BCE con le guidelines dell'anno scorso, oggi non dal sistema bancario italiano sono state utilizzate in maniera molto molto marginale. Saremo a vedere, apriamo però la pagina della Catalogna. Madrid ha giocato di anticipo per evitare un'eventuale dichiarazione di indipendenza della Catalogna. Secondo quanto riferiscono diversi media spagnoli, la Corte Costituzionale del Paese avrebbe accolto l'appello presentato dal Partito Socialista Catalano e ha deciso di sospendere la sessione plenaria del Parlamento della Regione prevista per lunedì. Andiamo a vedere anche come si sono mossi i bonus spagnoli, perché l'asta di oggi ha visto una bella prova di resistenza anche se restano sotto pressione. Intanto il Consiglio di Amministrazione di Banco Sabadell, si tratta della quarta banca spagnola che ha sede alle porte di Barcellona, è stato convocato nel pomeriggio ed ha ufficializzato, secondo quanto battuto dall'agenzia MF Dow Jones, un cambio di sede e si trasferirà ad Alicante, a sud della Catalogna. Ciocatelli, come sta seguendo le vicende in Catalogna? Perché molti sostengono che l'impatto sui mercati in Europa e in particolare sulla valuta, abbiamo visto un euro andare sotto 1,17, è più forte della Brexit. È d'accordo con questa analisi? Certo, se la situazione di crisi dovesse esplodere, probabilmente sì, perché si tratterebbe di fatto di una crisi non controllata, dove tra l'altro l'Europa è in una posizione di grandissima difficoltà, perché non prende posizione, non può prendere di fatto posizione in questo momento per tutta una serie di intricati veti incrociati. Direi che tutti auspichiamo una soluzione non conflittuale, anche perché si andrebbe verso, ripeto, una situazione dove una regione non disconosce il proprio paese senza una valuta, senza delle regole, quantomeno Brexit ha delle regole, sono complicate, ma c'è un percorso, qui non c'è neanche questo, quindi sicuramente potrebbe esserci un impatto significativo, direi però molto concentrato sugli aspetti locali, sicuramente sulla Catalogna, su tutte le imprese catalane, sulla regione Catalogna che comunque è una regione autonoma, che ricordo è equiparata ai titoli di Stato secondo Basilea 2, e quindi sicuramente avrebbe un impatto, ma penso soprattutto in Catalogna e in Spagna. Credo che poi gli impatti non sarebbero dirompenti sull'Europa, però molto dipende da cosa succede, indubbiamente, perché poi anche da un punto di vista politico sarebbe una situazione molto,
molto, per il momento difficile. L'Ibex, il listino spagnolo, ha festeggiato la decisione di sospendere la seduta plenaria del Parlamento catalano prevista per lunedì, Parlamento che avrebbe dovuto annunciare, dichiarare l'indipendenza della Catalogna. Saitta, quali scenari si immagina? Decisamente al momento una notizia che certamente non mette una parola definitiva di fine a questa vicenda, ma senz'altro rappresenta un punto a favore per un po' di sollievo del mercato, che infatti è rimbalzato violentemente sulla notizia. Ricollegandomi a quanto si diceva poco fa, è evidente che il rischio che si riproponga in scala locale una seconda Brexit rimane molto alto, e quindi fa sì che i mercati siano sensibili anche alle notizie, se vogliamo, più di più interlocutorie rispetto a delle decisioni che forse sono ancora piuttosto lontane. Serini, una battuta prima di salutarla, perché qualche istante fa è arrivata una nota da Confindustria. Le imprese sono estremamente preoccupate per l'addendum alle linee guida sul trattamento degli NPL messo in consultazione ieri dalla Banca Centrale Europea. Si tratta dell'ennesimo intervento che modifica significativamente, senza che ci siano analisi d'impatto e argomentazioni solide, disposizioni già esistenti, con l'unico effetto di spiazzare le banche. In una battuta, capisce il risentimento di Confindustria? Io capisco il risentimento, invece io penso che per le aziende italiane sia una buona notizia, perché più le banche sono liberi da NPL, ma questo, come dicevo prima, è dimostrare, basta andare a vedere tutti i dati e i report del Fondo Monetario, della BCE o dell'EBA, è molto chiaro che più le banche si liberano dagli NPL e più hanno a disposizione capitale per finanziare, perciò dovrebbe essere una notizia positiva. Parliamo della manovra. Il ministro dell'economia Piercarlo Padoan, oggi in conferenza stampa al MEF, ha dichiarato che le risorse sono limitate, ma ci sono comunque margini importanti che vanno usati con oculatezza. In questo momento l'Italia ha bisogno di rafforzare la crescita, di renderla stabile e diffusa. Ci deve essere una multidimensionalità, le risorse sono limitate, lo ripeterò continuamente perché questo è il dovere di un Ministro delle Finanze che ha di fronte a sé un bilancio che deve essere ulteriormente consolidato, ma in cui ci sono margini importanti che vanno usati con oculatezza e vanno collegati alla prospettiva di medio termine. In questo senso c'è un ponte importante fra il lavoro di queste settimane e la strategia di lungo termine del Governo, che si deve basare sul sostegno al capitale umano, con misure che permettono di collegare il breve termine al più lungo termine, che devono essere quindi misure di natura di sostegno finanziario, di adeguati strumenti date le risorse, ma anche di prospettiva di riforma. Quasi un rinforzo, la dichiarazione arrivata dal segretario generale dell'OCSE Andrea Angelgurria, che ha dichiarato: l'Italia deve procedere su un sentiero stretto nel conciliare le esigenze di risanamento dei conti pubblici con il rilancio della crescita economica. Parliamo però anche dei laureati italiani. La fotografia al mercato arriva dall'OCSE. In Italia è ancora troppo esiguo il numero di laureati, la produttività stagnante che ha caratterizzato gli ultimi 20 anni è in parte determinata proprio dalle basse competenze. Guardando i numeri, solo il 20% degli italiani tra i 25 e i 34 anni è laureato, la media dell'OCSE è del 30% per la stessa fascia
d'età. Prima di andare in pubblicità parliamo anche dei PIR per il piano individuale di risparmio, perché Mediobanca Securities ha provato a mettere ordine nella vertigine dei PIR, ha scelto la sua top 19 di Piazza Affari per le società oggetto dei piani. Nel primo semestre sono stati pari a 5,3 miliardi la raccolta. Intesa San Paolo e Mediolanum hanno pesato per il 50% del mercato. Gli esperti hanno alzato la stima sulla raccolta netta totale nel 2017 a poco più di 9 miliardi. Intanto sono arrivate le nuove linee guida con un'estensione fondi chiusi che investono in imprese private. Saita, spesso pubblicate un po' di analisi anche sulle attese per i PIR. Dietro i 5 miliardi raccolti nei primi 6 mesi, dietro il successo dello strumento, lei cosa legge? Leggo sicuramente un'iniziativa che per una volta va nella direzione giusta, quindi con una distribuzione capillare ad un pubblico retail e con una costruzione dello strumento che dovrebbe consentire quell'investimento di lungo periodo che è alla base generalmente dell'investimento di successo. In più indirizza risorse principalmente alla fascia migliore del mercato italiano, cioè alle aziende di piccole e medie dimensioni, che sono nel lungo periodo, e lo dicono i numeri, a parte i migliori performer ma borsistici, ma anche i migliori performer da un punto di vista aziendale, perché sono spesso aziende di valore che rappresentano bene settori importanti del Made in Italy e che sono spesso guidate molto bene da imprenditori proprietari o da imprenditori o da manager terzi, e che hanno un'alta esposizione all'export, quindi hanno le caratteristiche migliori per essere, diciamo, delle eccellenze italiane. L'estensione fondi chiusi che possono investire anche in imprese non quotate? Allarga in qualche modo il novero dei target dei possibili investimenti dei PIR, quindi è una buona cosa. L'altra cosa che qualcuno si aspettava e che non c'è stata invece era un allargamento ai titoli immobiliari, che invece non è arrivato. Grazie per essere stato con noi. Massimo Saita, direttore di investimenti di Intermonte Advisory, grazie a Riccardo Sedini, direttore generale di Prelios. Noi ci vediamo più tardi ancora con Jacopo Ciaccatelli subito dopo la pubblicità per parlarvi dell'Investor Day di Exor. Andiamo in America, il nuovo triplo record degli indici a Wall Street, e poi parleremo di quotazioni perché ci sono nuove società sulla rampa di lancio. Intanto Pirelli ha riagganciato il prezzo di collocamento, ma ne parliamo tra poco.